Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6, che apriamo parlando della manifestazione a Roma per il no alle trivelle e il no ombrina. Questa mattina c'è stato il sit-in delle associazioni ambientaliste e dei cittadini sotto il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma perché era in discussione all'interno della conferenza dei servizi il provvedimento proprio su Ombrina Mare, discussione che è stata rinviata di 3 settimane. Ne parliamo con Augusto De Santis in collegamento in diretta con noi. Augusto è a Roma, ovviamente. Buon pomeriggio De Santis. Allora, insomma, com'è andata questa giornata a Roma? Beh, intanto dobbiamo dire che come coordinamento Ombrina siamo contenti dei tanti cittadini abruzzesi, centinaia, che sono venuti con noi a Roma a difendere il territorio abruzzese, e dobbiamo dire anche grazie per la solidarietà agli amici che sono venuti con un pullman dalle Marche, dal Molise, sono venuti da Roma e sono venuti anche dalla Campania a difendere l'Adriatico, e questo la dice lunga sull'importanza anche a livello nazionale di questo mega progetto Ombrina, che andrebbe un progetto scellerato che deve essere rimandato al mittente. Purtroppo dobbiamo dire che c'è un clima anche antidemocratico sostanzialmente. I sindaci sono stati fatti entrare da soli senza i loro tecnici, nonostante l'avessero scritto prima, e quindi non si sono potuti neanche avvalere di avvocati e tecnici che erano presenti, e quindi non sono potuti entrare al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono rimasti quindi fuori deputati, cittadini che potevano dire la loro, come prevederebbe la legge. Questo con un cordone di polizia anche consistente. Diciamo che c'è quasi un fortino assediato dai cittadini che non vogliono questo progetto. Il rinvio è un rinvio tecnico legato alla mancanza probabilmente di alcuni documenti, e quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo noi chiediamo a gran voce alla Regione Abruzzo di presentarsi con maggiori carte, diciamo così, a questi appuntamenti, visto che ce ne sarà uno tra poche settimane, e soprattutto con l'istituzione del Parco Marino. Il Parco Marino può essere un'arma importante nelle nostre mani per impedire il progetto Ombrino, o almeno rallentarlo. È assolutamente necessario che nelle prossime settimane, anzi già la prossima settimana, il Consiglio regionale si riunisca e approvi questo benedetto Parco Marino. Ecco De Santis, un'ultima cosa, siete fiduciosi per quanto riguarda questa vicenda di Ombrina, guardando in generale quello che sta accadendo? La situazione è molto difficile, dobbiamo continuare a fare pressione a tutti i livelli, in Parlamento. È incredibile che i parlamentari abruzzesi di maggioranza non siano a combattere in Parlamento per difendere l'Abruzzo. I vari pezzopane e i vari altri deputati e senatori abruzzesi, soprattutto del governo, cosa stanno facendo in Parlamento per abrogare l'articolo 35 del decreto Passera? Hanno fatto emendamenti, stanno combattendo come stanno facendo i cittadini abruzzesi nelle piazze per difendere l'Abruzzo. Noi non lo stiamo vedendo. Quello che ci aspettiamo, Parco Marino e il lavoro in Parlamento per cambiare in queste settimane la norma che permette Ombrina. Conclusione, quanti eravate questa mattina a Roma? Eravamo più di 300 a provare a manifestare, e con 7 provenienti appunto, 5 dall'Abruzzo e 1 dalle Marche. E questo insomma la dice lunga, un giorno infrasettimanale è importante, insomma, che una regione anche relativamente piccola come l'Abruzzo si faccia sentire a Roma con questi numeri. Il Ministero dello Sviluppo Economico era letteralmente blindato, peraltro, cioè anche rispetto, ripeto, ai sindaci e ai rappresentanti dei cittadini. Non è un bel segnale per la democrazia in generale questo. Grazie ad Augusto De Santis, ovviamente buon ritorno in Abruzzo. Andiamo avanti con il giornale, restiamo in qualche maniera alla politica regionale, ma adesso ci occupiamo di cultura, perché ieri in tarda nottata è stato approvato il provvedimento per il salvataggio dell'ISA, l'Istituto Sinfonico Abruzzese, ma ci sono stati fondi anche per altre istituzioni culturali abruzzesi. Noi andiamo a vedere insieme il servizio di Giorgio Alessandri e poi l'intervista al consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli, che proprio sulla cultura si era impegnato, lo ricorderete, producendo anche uno strappo all'interno della maggioranza di centrosinistra. Vediamo.
Dopo una lunga maratona in Consiglio regionale è arrivato all'approvazione finale uno dei provvedimenti che ha fatto più discutere nelle ultime settimane, creando non pochi problemi all'interno della maggioranza, ovvero quello relativo allo stanziamento dei fondi per il salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese, risorse che consentiranno all'ISA di proseguire nella sua attività e che al contempo hanno aperto ad una guerra aperta tra maggioranza ed opposizioni, che si è conclusa con una soluzione salomonica quasi da manuale Cencelli. Soldi un po' a tutti quegli enti che hanno dei referenti all'emiciclo. Oltre che all'ISA, infatti, sono state garantite risorse anche all'Istituto Braga di Teramo, il Teatro Marocino di Chieti, il Teatro dei Marsi di Avezzano, il Teatro Fenaroli di Lanciano, l'Ente Manifestazioni Pescaresi, il Premio Falaiano, la Fondazione Michetti, la Brigata Maiella, la Giostra Cavalleresca di Sulmona ed il Mastro Giurato di Lanciano. Tutti contenti o quasi. Da 5 Stelle, infatti, piovono strali tanto nei confronti della maggioranza quanto in quelli del centrodestra. Non possiamo permettere che i partiti si spartiscano i fondi per la cultura, con il ricatto del salvataggio dell'ISA, ha tuonato il pentastellato Ranieri. Ci sono migliaia di realtà culturali abruzzesi valide, che però non hanno appoggio politico e navigano nell'impossibilità di implementare o di svolgere la loro attività sul territorio. L'ISA è sicuramente una risorsa, ma lo sono anche le altre realtà. Non solo cultura, però, in Consiglio regionale, dove è stata approvata la legge di riordino delle funzioni attribuite alle province. In base alla nuova norma, tornano di competenza regionale, tra le altre, le funzioni di valorizzazione dei beni culturali, agricoltura, difesa del suolo, vigilanza urbanistica e turismo. Previsti inoltre tavoli bilaterali con le amministrazioni provinciali per discutere del trasferimento del personale, al netto dei pensionamenti e delle unità per le quali i comuni hanno dato la disponibilità ad assorbire. Monticelli, ieri si è andata avanti fino a tardanotte, però alla fine, insomma, i ribelli hanno avuto ragione. Ma io non direi più ormai ribelli, perché credo che la nostra battaglia fatta è stata poi capita da tutti, in quanto non parlavamo solamente di una variazione di bilancio, un provvedimento di legge che guardava solamente a una così importante istituzione, ma che guardava un po' a tutta la realtà abruzzese. Quanto è stata difficile questa battaglia politica? È stata difficile dall'11 agosto, quando abbiamo deciso io, il collega Gerosolimo Olivieri, di fermarci un attimo. Ne abbiamo passato anche, non era stato capito, e naturalmente anche il mio partito ha avuto da ridire, però poi con le discussioni fatte, con il fatto che ci siamo incontrati più volte, e devo dire la soddisfazione ieri sera di finanziare l'ISA, sì, ma anche di finanziare tutte quelle leggi regionali, mi faccio riferimento al Michetti, al Lanciano, al tante manifestazioni, e poi anche al Braga, di cui abbiamo voluto da 90.000 portati poi a 150.000 euro per il mantenimento fino all'arrivo della statalizzazione nel 2017. Qui è stato fatto un ottimo lavoro nelle commissioni, anche con il supporto delle minoranze. Io voglio ringraziare anche loro, il Movimento 5 Stelle, il centrodestra, e adesso ci apprestiamo a fare questo regolamento che è dettato dalla 46 del 2014, di cui si chiede un osservatorio sulla cultura, un piano triennale sulla cultura, e crea un movimento notevole di lavoro, i service, palchisti, strumentisti, tornisti, chi anche stampa il manifesto. C'è un giro incredibile e noi dobbiamo fare molta attenzione. E ripeto, li stiamo incontrando il venerdì, e ogni venerdì facciamo questo focus sulla cultura, e speriamo nel mese di dicembre e gennaio di fare una 2 giorni degli stati generali della cultura per raccogliere tante esperienze bellissime che sono in Abruzzo. Cambiamo argomento adesso e ci spostiamo a Bruxelles, dove c'è stato un fuori programma particolare per il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, che ha incontrato il vicepresidente dell'Unione Europea e alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini. Chiara Morelli. Un invito a visitare L'Aquila è quello che il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha rivolto a Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione europea e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. Chissà che D'Alfonso non voglia riaccendere i riflettori sull'Aquila dopo la visita lampo del premier Renzi, che tutti ricorderanno essere terminata tra tafferugli e contestazioni. Certo è che Federica Mogherini ha manifestato grande interesse e la sua disponibilità al governatore D'Alfonso. Il veloce scambio di battute si è tenuto tra i due a Bruxelles, al termine
della sessione plenaria del Comitato delle Regioni, in cui Federica Mogherini è intervenuta per discutere sul ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dell'azione esterna dell'Unione Europea. A fare da cornice la 13ª edizione degli Open Days, l'evento annuale che vede la partecipazione di oltre 6.000 stakeholders in 140 workshop, attraverso i quali il Comitato delle Regioni e la DG Regio coinvolgono regioni e città nelle iniziative legislative dell'Unione Europea, assicurando loro la funzione di organo consultivo. Un ruolo che il presidente D'Alfonso avrà modo di giocarsi al meglio giovedì mattina, intervenendo all'evento conclusivo degli Open Days per discutere di occupazione e crescita attraverso la strategia della macro-regione Adriatico-Ionica, ancora una volta alla presenza di Federica Mogherini. E chissà che D'Alfonso questa volta non riesca a costruire un ponte tra L'Aquila e Bruxelles. E adesso una notizia di cronaca. Un uomo di Castelfrentano in provincia di Chieti, Franco Caporale, 55 anni, è morto per un malore mentre era alla guida della sua auto lungo la strada statale 84 alle porte di Lanciano, in località Marcianese. La Smart che stava guidando si è accostata sul lato opposto del senso di marcia dal quale proveniva. La causa della morte, secondo gli investigatori, sarebbe naturale, infatti probabilmente a stroncare l'uomo è stato un infarto. Andiamo avanti adesso, torniamo all'Aquila. Il segretario generale del Comune di L'Aquila, Carlo Pirozzolo, è stato sospeso dalle sue funzioni dopo il provvedimento del GIP in merito all'inchiesta sul concorso da direttore all'ex OMPI. Vediamo. Nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulle presunte irregolarità per il concorso da direttore presso il Centro Servizi Anziani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha emesso la misura cautelare della sospensione dal servizio nei confronti del segretario generale del Comune, Carlo Pirozzolo. Un provvedimento emesso per le responsabilità emerse durante l'inchiesta, dal quale emergerebbe il tentativo di condizionare il concorso a favore della dirigente comunale Patrizia del Principe, già sospesa dal pubblico servizio nei giorni scorsi, a favore della quale sarebbe stato confezionato il bando di concorso, indetto dal Comune nel 2014, per la copertura del posto di direttore dell'ex OMPI. Concorso che, comunque, non fu poi vinto dalla Del Principe, nonostante fosse l'unica candidata. Al segretario generale del Comune è contestato il reato di turbata libertà di scelta del contraente in un bando di gara. La Del Principe, inoltre, è coinvolta in un altro filone dell'inchiesta, sempre relativo all'ex OMPI, con l'accusa di aver percepito denaro da un imprenditore dei traslochi in cambio di incarichi diretti, sempre sul Centro Servizi Anziani. Il dirigente dell'Avvocatura, Domenico De Nardis, ricoprirà ad interim, come già accaduto finora, il ruolo di segretario generale. Pronto il ricorso dell'avvocato del segretario Pirozzolo, Carlo Benedetti, che al contempo è anche presidente del Consiglio Comunale, che non ha commentato la decisione del giudice, annunciando l'intenzione di impugnare il provvedimento in tempi rapidi. Restiamo ancora nel capoluogo di regione. La Corte dei Conti ha assolto il sindaco di L'Aquila Cialente, la senatrice Stefania Pezzopane e l'intera giunta del 2010 dall'accusa di danno erariale nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei servizi delle mense scolastiche. Il servizio di Daniela Rosone. La vicenda del procedimento sull'affidamento e la gestione del servizio delle mense scolastiche si chiude con l'assoluzione del sindaco Massimo Cialente e della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La Corte dei Conti infatti li ha assolti assieme all'intera giunta in carica nel 2010 dall'accusa di danno erariale. L'inchiesta era partita da un esposto presentato nel 2012 dall'avvocato Fausto Corti, sotto la lente di ingrandimento una delibera del 2010 con la quale il Comune aveva consentito alla ditta Vivenda S.p.A. di aumentare ogni pasto di circa un euro più IVA, un aumento che secondo l'accusa aveva prodotto un danno erariale di 454.000 euro. La Vivenda giustificò tale aumento dicendo che si era passati dal servizio di monorazione a quello di scodellamento dei pasti. Nello stesso procedimento erano chiamati a rispondere di danno erariale, oltre al sindaco e alla Pezzopane, anche gli assessori Giampaolo Arduini, Marco Fanfani, Ermanno Lisi, Giuliano Lalli e Roberto Riga. L'equivoco di fondo in cui la procura è in corsa si legge nelle motivazioni che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria è che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli alunni e al personale fruitore dei pasti, mentre risulta agli atti come nessuna attività del genere rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria, che al riguardo non percepiva alcun
alcun compenso. La procura non ha dimostrato quindi la presenza sul territorio a parità di condizioni di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli, che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato alla ditta aggiudicatrice e quello prospettato da altri fornitori. Ma le successive aggiudicazioni, si legge sempre nelle motivazioni, hanno dimostrato l'esatto contrario, ovvero l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio. L'avvocato Fausto Corti, nello stesso procedimento, rappresentava una ditta esclusa dall'appalto. A Pescara, secondo giorno di protesta degli studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco, chiedono garanzie sulla sede unica, dicono sì ad una nuova sede, ma deve essere a Pescara. Il servizio di Francesca Romana Testi. Non hanno intenzione di sospendere la loro protesta. Gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Pescara per il secondo giorno presiedono davanti al Palazzo della Provincia, manifestando la loro contrarietà al progetto di realizzare una nuova sede situata a Cepagatti. Vogliamo l'alberghiero De Cecco di Pescara e vogliamo tornare in un'unica struttura. Quello noi chiediamo insieme ai laboratori che devono essere fatti, perché i ragazzi che hanno l'attestato di qualifica quest'anno, com'è possibile che un professore attesti che un ragazzo sappia cucinare, sappia fare servizio di sala, sappia fare accoglienza senza i laboratori, e quindi un ragazzo che poi uscendo al quinto dovrà entrare nel mondo del lavoro, non essendo capace su queste cose, purtroppo verrà preso malo modo, e quindi noi chiediamo questi laboratori perché sono fondamentali, essendo un professionale in cui la nostra professione essendo quella vogliamo i laboratori e la palestra. In questi due giorni siamo stati ricevuti dall'assessore dell'urbanistica regionale, dal sindaco, i vari assessori, da una dirigente della provincia. Purtroppo il presidente non era presente, avremo un incontro, mi auguro presto, quindi le chiacchiere però sono chiacchiere. Io finché non vedo i fatti noi continueremo con questa protesta, che è un sit-in pacifico. Vogliono risposte e vogliono la certezza di non dover subire una scelta alla quale sono contrari sin dall'inizio, e per rendere ancora più forte la loro richiesta annunciano una mobilitazione di massa che coinvolgerà anche altri istituti in programma per venerdì prossimo. Qui sono invitati tutti i cittadini di Pescara, tutti i genitori, tutti i professori, tutti i presidi di tutte le varie istituzioni, le scuole, tutta la città di Pescara e tutti i comuni limitrofi che interessano appunto dell'alberghiero di Pescara, sono invitati alla nostra manifestazione, ripeto, pacifica, perché noi fino adesso, vedendo anche qui in piazza, non abbiamo fatto niente di male, e quindi ogni giorno ci viene autorizzato dal questore a fare questa cosa, perché noi facciamo tutto a livello legale, non siamo qui per occupare suolo pubblico, ma siamo qui sotto autorizzazione del questore. Andiamo avanti. L'Abruzzo conclude la sua partecipazione alla storica regata velica di Trieste. A fare il resoconto dei 5 giorni di Barcolana, che abbiamo seguito anche noi, lo ricorderete, la settimana scorsa con ampi collegamenti in diretta da Trieste e speciali proprio sulla manifestazione. Dunque a fare il resoconto è l'assessore ai progetti speciali territoriali Donato Di Matteo. Ascoltiamolo. La Barcolana di Trieste si è conclusa con una grande soddisfazione da parte della Regione. L'obiettivo era quello di trasformare i 2000 metri quadri di Villaggio Abruzzo in una grandissima vetrina commerciale, visto che la storica regata attira 250.000 visitatori ogni anno, visitatori che hanno affollato gli stand degli artigiani e produttori di casa nostra. Una presenza importantissima della Regione, molto interessante, che ha avuto grandi riscontri sia per i residenti nell'Italia, sia per quelli europei e extraeuropei. Siamo stati protagonisti, abbiamo fatto 4-5 giorni di grande qualità con espositori di altissimo livello. Il riscontro è stato molto positivo, ci aspettiamo un ritorno importante da questa iniziativa. Una manifestazione che ruota intorno ai contatti commerciali con la Regione, Friuli Venezia Giulia, con la vicina Slovenia, la Croazia e tutti i buyers giunti da ogni regione d'Italia. Se da un lato ad accorrere ci sono i più importanti velisti, dall'altra la Barcolana si trasforma in un vero e proprio business al quale partecipano importanti aziende di ogni parte del mondo. È importante far vedere le qualità di questa Regione, molti l'hanno apprezzato, sia l'enogastronomia, le attività artigianali, i prodotti del nostro artigianato tipico, i nostri territori, l'appetibilità turistica, per cui è un dato importantissimo quello che è stato rilevato da questa iniziativa. Secondo me vanno fatti dei programmi, interventi dove noi siamo protagonisti e non marginali, per cui facendo così probabilmente attrarremo un numero sempre più considerevole di visitatori verso la nostra Regione.
Restiamo ancora in tema di promozione del territorio e dunque della nostra regione. E questo è l'obiettivo di Arte e Gusto. Protagonisti di questa manifestazione saranno paesi esteri come Turchia, Regno Unito e Kazakistan. Andiamo a vedere il servizio. Si chiama Arte e Gusto, l'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio di Pescara, che punta a stupire buyers provenienti dall'estero presentando le eccellenze del territorio con visite organizzate sui territori di produzione, così da integrare l'aspetto commerciale con quello turistico. I paesi, oltre all'Italia ovviamente, coinvolti sono il Kazakistan, la Turchia e il Regno Unito. Una grande opportunità per il nostro sistema economico, per le nostre imprese, un'opportunità che si rinnova perché Arte e Gusto è la seconda edizione in cui la Camera di Commercio nuovamente si focalizza per dare un'occasione anche alla piccola impresa di conoscere da vicino e affrontare dei compratori internazionali. Tra l'altro quest'anno rispetto all'anno scorso avremo anche i tour operator, quindi ci saranno compratori dei prodotti, investitori e anche tour operator interessati a creare pacchetti su misura per i turisti di questi paesi. Ecco, un connubio interessante tra turismo e produzione. I paesi protagonisti del progetto rappresentano i cosiddetti mercati emergenti, quelli in forte espansione. Quindi la Turchia diventa per questo grande scenarista uno dei paesi chiave per la crescita del business. Il Regno Unito è una certezza, è un paese dove le nostre aziende già da molti anni operano. È al tempo stesso però un paese che ha ancora bisogno dei nostri prodotti. E poi il Kazakistan è davvero una sfida entusiasmante perché questi compratori e tour operator sono davvero appassionati d'Italia. È un paese che ha anche lì degli indici di ricchezza molto alti e quindi anche persone in grado di comprare quello che viene definito il bello e ben fatto italiano. Cambiamo argomento, lo sport di vivere, video monologo di Carlo Nesti è stata l'occasione per portare a Loreto, a Prutino, le testimonianze dello spogliatoio della Juventus degli anni 70. Il tutto è nato da un progetto dei bambini della scuola primaria di Loreto che hanno ideato il pallone di pezza esposto ora nello spazio log di Alessandro Del Piero. A Loreto il servizio di Vestina News. Sport e vita vissuta, questo in sintesi il riassunto del documentario monologo Lo sport di vivere presentato sabato scorso a cura del giornalista Carlo Nesti a Loreto a Prutino. L'essenza dello sport di vivere è infatti quella di raccontare emozioni e sentimenti attraverso gli eventi sportivi ed è proprio tramite parole, immagini e musica che Nesti ha provato a unire insieme questi due aspetti. Nasce così, da una scommessa, dimostrare che non soltanto con i libri, con le poesie, con i quadri, con le sculture, con le canzoni si possono esprimere i sentimenti, gli stati d'animo della nostra esistenza, ma anche con i personaggi e con i fatti dello sport. L'occasione è stata anche il portare a Loreto a Prutino, dove hanno raccontato la loro esperienza i ragazzi dello spogliatoio della Juventus degli anni 70, da Luciano Miani a Dario Tosetti, da Beppi Pillon a Massimo Briaschi a Paolo Bordoni e altri ancora. Il tutto ha avuto origine dalla pallone di pezza, ideato dai bambini della scuola primaria di Loreto a Prutino ed esposto a Torino al log di Alessandro Del Piero, dove Renato Mariotti lo ha portato insieme ad altri oggetti del calcio del passato. È un progetto che parte già da alcuni anni, in quanto io come rappresentante della locale squadra di calcio, la SD Loreto, come Luciano Miane come rappresentante del River 65, stiamo cercando di spiegare ai ragazzi quello che è il vero calcio, perché il vero calcio non è quello che i bambini purtroppo oggi sono abituati a vedere in televisione o a guardare in televisione. Una manifestazione questa fortemente voluta dal sindaco di Loreto a Prutino, Gabriele Starinieri, e dalla sua amministrazione. Tutto è partito da qualcosa che nasce a scuola e che va a riguardare lo sport come scuola di vita e quindi i valori delle relazioni umane nello spogliatoio. Sono presenti tantissimi ragazzi, bambini che frequentano tutti diciamo, i settori giovanili di ogni sport. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport che ovviamente si apre con il calcio di Serie B e con il Pescara, ripresa
degli allenamenti ieri per i biancazzurri al Poggio degli Ulivi, ancora a parte Zampano, sempre fermi Bunozza e Mignanelli. Il tecnico biancazzurro Massimo Oddo torna a mente fredda sulla sconfitta di Ascoli, fa mea culpa e affronta alcuni temi specifici, tra cui l'astinenza dal gol del centravanti Andrea Cocco. Sentiamo. Quindi sono segnali in cui la squadra deve capire, aspetta un attimo, stiamo rischiando un attimino. Abbassiamo un po' il baricentro, recuperiamo le energie, siamo più compatti, dietro non ci abbiamo spazio e quindi vabbè, l'Ascoli ha creato le difficoltà così, in questo modo. Noi abbiamo sofferto un attimino la fisicità dei giocatori davanti e abbiamo sofferto questo tipo di gioco, indubbiamente. C'è un fatto indiscutibile, che Cocco fa giocare bene il Pescara. Cioè, Cocco entra in tutte le azioni del Pescara. Voi andatele a vedere, non è che mi sto inventando le cose, si vedono le immagini. Il gol di domenica viene da Cocco. Cioè, le azioni pericolose che creiamo davanti con le spalle, cioè, noi ogni volta che un centrocampista, un trequartista, un difensore alza la testa e guarda in avanti, il primo punto di riferimento è Cocco. Quello che sa venire incontro, proteggere la palla e scaricare è Cocco. Non sto dicendo che siamo davanti al miglior Cocco, non sto dicendo quello. Sicuramente lui lo sa e noi sappiamo che può fare molto, ma molto di più. Deve ritrovare un po' di serenità e deve, io gli ho detto, non pensare al gol. Campagnaro sta bene, abile, arruolato e credo si candida per una maglia titolare. Assolutamente sì. Domenica non l'ho fatto giocare ad Ascoli perché indubbiamente Zuparic e Fornasie stavano facendo benissimo, ho fatto una grossa partita col Cagliari, quindi non me la sono sentita di cambiare, ho continuato a dar fiducia a questi due, ma io credo che insomma Campagnaro ci possa dare una grossa mano. Adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano, che sta preparando il match di sabato prossimo contro il Como. Piccolo è tornato in gruppo e sarà a disposizione, ieri differenziato per Padova e Amenta. Intanto il tecnico d'Aversa torna sulla sconfitta di Bari e sul momento della sua squadra. Ascoltiamolo. Torniamo sicuramente non entusiasti per il risultato. Però considerando il valore dell'avversario e considerando la prestazione che abbiamo fatto, dobbiamo essere comunque pensare positivi, partire dal fatto che comunque abbiamo fatto una partita diciamo alla pari contro una squadra fortissima creata magari per vincere il campionato, dove la differenza l'ha fatta una giocata del singolo, ma devo dire sotto l'aspetto dell'arco dei 90 minuti, 93 minuti compreso il recupero, credo che comunque sia stato un risultato aperto fino alla fine. Ecco. Dove potevamo fare qualcosina di più, secondo me, era con la Provercelli e col Modena, però credo che l'obiettivo iniziale di quest'anno sia ben chiaro, perché se è sempre dall'aspettativa che se uno si aspetta di rifare gli ultimi due campionati, è chiaro che i malumori ci saranno per tutto l'arco del campionato. Sabato viene una squadra che è il Como, che comunque ha il nostro stesso obiettivo, sicuramente non sarà una partita facile, dobbiamo fare di tutto per cercare di vincere, per cercare di raggiungere una posizione di classifica un po' più tranquilla, ma lo dico oggi per non ridirlo poi in futuro, se pensiamo ancora di fare paragoni con i due anni passati, siamo fuori binario. E adesso scendiamo in Lega Pro e parliamo del Teramo, che tra poco scenderà in campo contro il Pisa di Gattuso nel recupero della seconda giornata di campionato. Tra poco ci collegheremo con Andrea Costantini per le ultime dal campo. Intanto andiamo ad ascoltare il tecnico del Teramo, Vivarini. Io sono sempre abituato a cambiare poco quando si vince. L'ho fatto la prima partita perché comunque era la prima partita, avevo delle esigenze importanti nel conoscere un pochettino i giocatori che avevo a disposizione e poi sicuramente non si era ancora
a posto sotto l'aspetto fisico, quindi era una necessità, perché per me bisogna dare continuità a chi è che fa bene in campo e poi bisogna che capiscano che devono far bene per cercare di rimanere lì in campo, insomma, quindi è una cosa importante, quindi vediamo un pochettino come arriviamo a domani. Ma in questa prima partita di calcio di difesa cosa ti ha colpito in positivo e in negativo? Ma è una squadra che tatticamente sta molto bene in campo, a differenza dell'anno scorso che magari avevano dei giocatori un po' più navigati, soprattutto a centrocampo. In questo momento qua la squadra è sempre molto compatta, riescono sempre ad aggredire molto la palla, rispecchia un po' il carattere dell'allenatore, quindi ha fatto punti proprio in questo modo, quindi non sarà una partita difficile. Gattuso dimostra il fatto che lui abbia voluto allenare il Pisa quest'anno, gli dà merito, perché praticamente secondo me si deve fare esperienza, si deve curare tanti problemi che in ogni anno sono diversi, quindi nel momento in cui hai esperienza, nel momento in cui hai fatto gavetta, sei sicuramente pronto per poi presentarti magari in piazze anche più importanti. È chiaro che in questo momento qua è difficile non dare continuità a Mirko. Io da lui mi aspetto però una crescita, soprattutto sotto l'aspetto della personalità, della rabbia, della voglia di lavorare per la squadra e di dare un input a tutti. Bisogna vincere, bisogna far bene in campo. E adesso, come detto, ci colleghiamo in diretta con Andrea Costantini. A te, Andrea. Sì, buon pomeriggio, Alfredo. Abbiamo le formazioni di Teramo Pisa, questa gara valida come recupero della partita della seconda giornata di campionato. Nel Teramo non ci sono grosse novità, come ci aspettavamo. Vivarini ha confermato a grandi linee il 3-5-2 già visto con la Lupa Roma. La novità chiaramente è l'impiego di Petrella dal primo minuto al posto di Da Silva, Petrella autore di una doppietta contro la Lupa Roma. Quindi questa è la formazione scelta da Vivarini: Tonti, Scipioni e Perrotta, Cenciarelli, Caidi e Speranza, Calvano, Amadio, Moreo, Petrella e Cecchini. Dunque conferma sull'out di sinistra per Cecchini al posto di Dorazio. In panchina vanno Narduzzo, Altobello, Brugaletta, Dorazio, Loreti, Paolucci, Palma, Monni, Lenoci, Da Silva e Di Paolo Antonio. La risposta del Pisa, allenato da Rino Gattuso: Pisa con il 4-4-2, ci sono delle novità rispetto all'11 che ha battuto il tutto cuoio, in particolare il ruolo di titolare per Ignazio Lores Varela, match winner proprio nel derby contro il tutto cuoio. 4-4-2 per il Pisa, con Bacci tra i pali, in difesa Di Quonzo e Polverini sono gli esterni, centrali Rozio e Lisuzzo, a centrocampo agiscono Ricci, Mannini, Sanseverino e l'ex Chieti e Lanciano Luca Verna, in attacco il giocatore albanese Scuola Pescara Edgar Ciani e al suo fianco appunto Varela. In panchina Brunelli, Giacobbe, Crescenzi, Di Tacchio, Peralta, Provenzano, Starita, Frugoli e Fautario. Dirige l'incontro Mancini di Fermo, gli assistenti sono Robilotta di Sala Contilina e Abbagnara di Nocera Inferiore. Giornata uggiosa, terreno un po' bagnato ma comunque in discrete condizioni. Se non ci sono domande, Alfredo, ti restituirei la linea. Grazie ad Andrea Costantini, ovviamente buon lavoro a te e seguiremo la partita, poi il servizio all'interno della seconda edizione del telegiornale. Andiamo avanti adesso con lo sport e parliamo di calcio a 5. Con il 2-0 inflitto alla Lazio, l'Acque Sapone Megrossa ha centrato la prima vittoria in campionato. Nel prossimo turno difficile trasferta sul campo della capolista Corigliano. Servizio. Dopo due pareggi è arrivato il primo sorriso pieno per l'Acque Sapone Emmegros con il 2-0 ai danni della Lazio. Partita scorbutica ma sempre comandata dalla squadra di Massimiliano Bellarte, che ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento quasi rinunciatario del quintetto ospite. Il giropalla e la capacità di attendere il momento giusto per colpire hanno premiato alla fine l'Acque Sapone. Il vantaggio dopo quasi 5 minuti di primo tempo con Coco Schmidt. L'1-0 dei nerazzurri non ha mutato il cliché della partita. Iniziativa sempre in mano all'Acque Sapone e Lazio mai pericolosa
dalle parti di Mammarella. La resistenza ospite cede per la seconda volta al 14° della ripresa, assist di Sidney per la zampata di Burrito. Inutile poi il forcing finale dei laziali con il portiere di movimento. Il quintetto capitolino resta in fondo alla classifica. La Questapone sale a 5 punti e può preparare al meglio la trasferta sul campo della capolista Corigliano. Partita dopo partita comunque i frutti saranno sempre maggiori, perché credo che ci sarà feeling tra di loro, ognuno conoscerà quali sono le caratteristiche peculiari degli altri, quindi riuscirà a sfruttarle, così come tutti si sentiranno magari sicuri di fare uno contro uno perché c'è gente che dà copertura, quindi piano piano si arriverà anche a quella linearità offensiva che sta crescendo. Quello che mi consola è il fatto che oggi non abbiamo preso gol, che Mammarella ha fatto parate ordinarie tranne una, mentre l'anno scorso queste partite di sicuro avremmo preso gol e Mammarella avrebbe fatto le straordinarie, quindi questo mi consola e questo mi dà forza. Ieri si è giocato il recupero di campionato tra Pescara e Latina, Biancazzurri Corsari in terra laziale, la vittoria per 4-3 lancia la squadra di Colini al secondo posto in classifica. È tutto per questa prima edizione del TG6, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle ore 19. Buona giornata.